sono arrivati in questo momento i tifosi viola, una calda buonasera a tutti voi da Davilvento, sono nello sito di stadio sempre dedicato a loro, è Juventus Fiorentina, è la partita più sentita, ciao ragazzi provinciali, la vogliamo vincere in tutti i modi questa partita. Quello che è successo. Montolivo è andato verticale, occhio adesso allo spunto con la palla verso Jorgensen, posizione regolare, 1-0 viola, bucata la difesa della Juventus e l'esultanza di Prandelli, esplode di gioia il popolo viola con la bellissima iniziativa sull'out di sinistra, perfetta applicazione, Massimo Gobbi, gol del vantaggio e partita che cambia. È successo tutto per quell'errore delle grottaglie. Da quel fallo laterale, lui bastava che toccasse la palla dietro a Buffon e lui succedeva tutto questo, è venuto fuori il gol. Qui lo rivediamo molto bene, 1-2 Gobbi, Jorgens che gliela ridà alla grande, eccolo qui, non c'è fuori gioco. Non c'è fuori grande gioco. Gol, non no. C'è fuori gioco, grande lettura. Era nell'aria perché la Fiorentina stava giocando molto meglio. Grande azione della Fiorentina, minuto 19, cambia la storia della gara, stiamo rivedendo la gran palla di Jorgensen, sì. L'appoggio da attaccante vero di Gobbi che controlla con la massima. Forse in mezzo a due avversari, poi passaggio di Papamaico, Papamaico rallenta, esecuzione potente, segna Papamaico, 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 2-2, Papamaico, grandissimo, azione impostata da Osvaldo, Papamaico, 2-2, ha segnato ancora contro la Juventus Papamaico, la Fiorentina pareggia, con fondamentale tocca di destro a incrociare Papamaico, incredibile, 2-2. Posso dare, c'è lo slogan americano di Obama, yes we can, cioè, possiamo vincere, 3-2. Pazzini, la palla rimane lì, Pazzini la fa ribassare, poi Osvaldo, ancora Osvaldo, ha tenuto un po' per la maglia sulla destra per Papamaico, prossimo gol! Osvaldo di testa! Osvaldo! E siamo alla storia! 3-2! Incredibile! Incredibile! 3-2! Entriamo nella storia! Rosso per Osvaldo che viene ammonito! Al 48esimo! Io giuro che sulla battuta del calcio d'angolo mi è venuta in mente la rete di Borgonovo, ve lo giuro. 3-2! Entriamo nella storia! Con tutti questi juventini che stanno guardando, quanti ce l'hanno rubate? Palla in palla laterale, e messo in gioco per la Juve. 3-2! Datelo con tutto il cronometro. È finita! Li abbiamo battuti! I juventini, 3-2! E Goduria! Mamma mia! 3-2, grandissimi! Papamaico Osvaldo, 3-2! E Goduria!